un Como che era in difficoltà, no? Lo sappiamo benissimo, non, sia come il Benevento non è una squadra che aveva iniziato bene. Quanto vale questa vittoria? Ma vale tanto perché avevamo necessità di acquisire fiducia, di acquisire consapevolezza che questa partita secondo me ci può dare, perché sapevamo di affrontare un Benevento sì con una classifica deficitaria per quelli che sono i programmi della società e della squadra, però sapevamo che al proprio interno, nonostante qualche assenza, la squadra è una squadra molto competitiva, una squadra che ha giocatori di grande livello per questo campionato, quindi non era una cosa facile o scontata per noi portare a casa questi tre punti in questo momento, e quindi contenti di averlo fatto. Hai maturato oramai tantissima esperienza nel campionato cadetto. Ecco, quando si trovano due squadre come Como e Benevento che hanno calciatori di qualità, importanti, forse magari un po' arrivati, ma comunque di qualità, perché ci sono queste difficoltà? C'è chi dice che la B non è fatta di qualità, ma di intensità, di corsa. Però ecco, come mai due squadre che quando vai a vedere l'organico, quindi le voglio accomunare, al di là che certo, quest'oggi ha vinto il Como, hanno giocatori importanti anche di esperienza, poi ci sono queste difficoltà? Perché questa è una categoria che non permette di giudicare in base ai nomi e in base al background, quello che è stato fatto, ma ti giudica settimanalmente per quello che fai, e lo devi fare bene, forte, con grande intensità, con grande spirito di sacrificio, con grande umiltà, e questo è un elemento che ogni tanto, già solo per il fatto di sapere che abbiamo dei giocatori al proprio interno con qualità, con nomi, si pensa che i problemi si possano risolvere da un momento all'altro senza mettere in campo queste caratteristiche. Invece questa è la base, questa è la necessità che ha ogni spogliatoio di ogni squadra, indipendentemente dai nomi, dai club, dalle società. Quindi bisogna iniziare a ragionare con il noi e mettere da parte l'io e davvero lavorare da squadra. Io dico che tra gruppo e squadra c'è una differenza abissale, e noi stiamo lavorando e cercando di lavorare tutti i giorni per diventare una squadra. Se diventi squadra, allora a quel punto secondo me i punti aumentano. Ultimissima, ti aspettavi questo Benevento soprattutto nella ripresa? Ma sicuramente non ci aspettavamo il cambio immediato per cercare di forzare la partita, ce lo saremmo immaginati sicuramente un po' più in là con i minuti che passavano, però sapevamo che per il loro momento sarebbe venuto fuori il loro orgoglio, l'orgoglio di una squadra che comunque avrebbe cercato a tutti i costi di rimetterla in piedi, perché questa è una squadra, ripeto, che ha giocatori importanti, quindi il giocatore importante poi quando viene toccato nell'orgoglio sa trovare motivazioni, sa reagire, ha la qualità per poterlo fare, quindi ci aspettavamo sicuramente un Benevento che avrebbe fatto di tutto per pareggiare la partita.